Cancello Nero, sono Allas, il vostro nuovo comandante. Sono fiero di guidarvi in difesa di Gondor, casomai il senza nome tornasse. Siate sempre forti e vigili. Quell'appellativo senza nome sicuramente si riferiva a Sauron. È curioso perché noi veniamo chiamati il Senza Morte. Comunque ragazzi, benvenuti e bentornati in questa serie dedicata a Shadow of Mordor. Io sono Kylar e niente, oggi siamo qui per fare la missione di cui vi avevo parlato l'ultima volta, che non abbiamo effettivamente portato a termine, perché ho preferito aiutare il buon Irgon nel ritrovare la sua amata. Irgon ha quindi trovato la ragione, che più o meno credo l'abbia riportato a Mordor, tutto sommato. E è stata una cosa abbastanza toccante, perché Talion poverino, Talion fa tanto il duro, ma in fin dei conti lui ha perso tutta la sua famiglia, per cui credo che ci sia rimasto anche un po' male. Cioè non male, però in fin dei conti credo che la cosa l'abbia un po' commosso e spinto. Veramente, questi qua fanno ridere, perché questi qua sono gli orchi, quelli un po' deboli, quelli più forti. Quando, adesso che andremo a combattere contro il comandante, potremo avere dei problemi, perché lui sicuramente come scorta si porta dietro degli orchi decisamente più forti di questi. Quelli con lo scudo sono quelli che sinceramente mi spaventano di più. Ok. Uccidiamoli tutti, senza pietà. Oh, oh, che bello iniziare gli episodi con le stragi. Sei ancora vivo? Porca puttana, che palle! Quanti colpi di spada devo tirarti? Tu sei quello che doveva morire per primo e poi sei ancora vivo in qualche modo. Tu una volta che hai perso il tuo scudo sei una merda. Basta! Morite tutti! Sei tu che devi urlare per me! Ma continuano ad arrivare! Cioè, fatemi capire! Morite una volta per tutte, cavolo. Ah, abbiamo liberato gli schiavi comunque, bello. Io in realtà mi stavo solo allenando in vista del combattimento contro i capitani. Voi dovete lasciarli in pace, gli umani. Picchiatelo. Ribellate. Ok. Quindi ragazzi, abbiamo deciso di suicidarci malissimo e di tentare di uccidere quattro comandanti. Cioè quattro comandanti, io non ho idea di come riuscire a tirarli giù, sono onesto, perché fossero quattro comandanti da solo vi direi cazzo, è possibile. Però il problema è che questi bastardi, per ogni comandante come minimo ci saranno 20 orchi. Per cui sono abbastanza scettico sull'esito di questa missione. Tuttavia, noi siamo senza macchia, senza paura e ce la portiamo a casa. Ah, ma qui c'è una missione per potenziare l'arco. Che cosa ci chiede? Ah, se è vero, non sparsi.
Magari più tardi. No, queste qua comunque le faccio off screen, eh. Cioè non ve le faccio vedere perché credo che non siano interessanti per voi. O al massimo le faccio in live, quando farò qualcosa su Shadow of Mordor in live ogni tanto, giusto per fare le missioncine secondarie prima che inizino magari gli episodi di Life is Strange o di Dark Souls o di Fallout. Elimine il comandante e anche l'oscuro signore saprà delle tue gesta. Mog l'altro gemello, comandante veterano, potere 12. Tra l'altro ho scoperto che quest'orco ci teme, perché una delle sue paure è essere preso di mira da Talion. L'ho letto nelle informazioni. Perché era... Ma questo non era... Ah, che inutilità. Ma perché lui, come capitano, è tanto inutile? Cioè, ma lui non dovrebbe essere un comandante? Perché si fa prendere a pugni da tutti? Cadi. Inutile. Ne hai steso uno, Radma, complimenti! Sto bene. Non mi sono fatto niente. Si è caduto sul morbido. Lo ucciderò io. Allora ti seguo. Minchia, a quanto pare Talion è parecchio incazzato. Oh mio Dio, Ralph ha vinto lo scontro. Una piattaforma d'addestramento. Vediamo come se la cavano davvero i soldati del comandante. Scuoti una gabbia e tira fuori la bestia. Ok. Uccidi Berserk con uccisione a sporcenza. Se Ratbag riesce a diventare comandante, sarà solo questione di tempo prima che ci conduca alla mano nera. Ratbag ha ucciso Karak, se tu hai la morte. Quelli erano dei loro più forti. Nessuno crede al buon Ratbag. Questa cosa mi fa parecchio ridere. Dai, vieni. E l'obiettivo bonus è andato. Probabilmente ne faremo due di obiettivi. No, questo qua non è quello che stiamo cercando. Però lo uccidiamo comunque. E lì mi hanno beccato. Questi qua sono forti, eh. Berserker. Berserker sono tutto tranne che deboli. Non si possono uccidere senza questo. Oddio, è venuto fuori. È arrivato. Ai. Potremmo avere qualche problema. Ma no, non era il Ramingo, guarda. Ragazzi, piano piano si sfoltisce il gruppo. Maledizione, stavo per arrivare a
me l'ha bloccata. Ho l'impressione che me l'abbia bloccata. Dai! Facci. Maledizione! Ormai morto! Lasciatemi in pace, porca put... Sei anche ripreso per colpa di questi sgherri di merda! Minchia, ragazzi, si è ripreso. Tutta colpa di questi sgherri della figa. Ho sbagliato! E ho anche spaccato il controller. Scusate, ho spaccato il controller per davvero. Mi girano le palle, perché sono inutili, figa. Stanno lì tra le palle, ma morite male. Cazzo volete? Cioè, io volevo solo finirlo. Sì, vieni giù, non fare figo. Vieni giù, ah, fammi perdere tempo. Vieni giù, vieni a morire. Perché devi fare anche l'entrata figo, cazzo, che hai fatto cagare prima? Che se hai vinto è stato solo perché nei 300.000 che ti sostengono. Muori, adesso ti uccido per primo. Non ho tempo da perdere qua. Devo stare anche attento. Ah, è ancora vivo? Fanculo. No, c'è un arciere! C'è un arciere! C'è un arciere che mi sta uccidendo! Devo andarmene, c'è un arciere! Devo scappare, devo prima uccidere l'arciere. Che senza... che con l'arciere tra le palle... Vai su! Ok, abbiamo anche recuperato... Ah, ma è ancora vivo! Dove sono io? Dov'è l'altro cere? Ce ne dovrebbe essere un altro. So che c'è un altro cere, ma non lo vedo. Tanto comunque si sono moltiplicati. E io che avevo anche affilato la lama. Devo cercare l'altro arciere. Il famoso coraggio degli uomini. Ah, spento il controllo. Forse dipende di quelle botte lì. Dai, sto perdendo la mia vita contro queste merde. Venite qua. Però c'è un, ce n'è un altro che tira le stronzate. Quando stavo per farci
Mi serve quella cazzo di... Oh, grazie. Non puoi sfuggire all'ombra. Capisco. Davvero! Ma davvero! Ma vaffanculo! No, queste pagliacciate qua mi stanno troppo sulle palle per... Basta! E il controller che si spegne. Tempo? Eh no, facciamolo riprendere, dai! Io non deve perdere tutto... Dai, però... Sì, qualcosa si è mosso. Uno contro uno. Probabilmente me lo sono. Che credi? Sto perdendo il mio tempo contro un imbecille che si ricarica tutte le volte e che oltretutto tira fuori, è lì con 300.000 persone, 50.000 lancieri dietro. Guardate quanti sono. Come fa uno? Oltretutto c'ha anche questa cosa qua. Poi quando lui è a terra non posso fargli... Sì, perché adesso mi farai di nuovo lo scherzo di prima. Minchia, che palle, devo dire, eh. Odio queste cose. Sono uno spreco di tempo. Non è stato... Ma come può Ratpack andare a dire che è stato lui quando c'erano una cinquantina di orchi? Scusa, teoricamente il potere di Rabba dovrebbe essere salito tantissimo. Invece... Ah, ma è diventato più grosso o sbaglio? Il grande e potente Rabba. Che insulto. Tanto questa guarnigione è mezza scoppiata. Meglio andarsene via, va. Abbiamo ucciso un comandante su 4. Dobbiamo uccidere gli altri. Potrebbe non essere facile. E forse dovrei andare effettivamente a mettermi gli altri potenziamenti. Tuttavia, quest'oggi magari ne uccidiamo un altro. Poi nel prossimo episodio uccidiamo gli altri 2. Nessun comandante selezionato. Questo perché so già che comandante devo uccidere. Basta quei capitani. E niente, non si arriva. Non va su. No. Ok, andiamo velocemente, va. Ma non c'è una patch di Shadow of War? Dopo la cerco, perché alcune volte è veramente noioso. Quei movimenti.
Alto. C'è un bel casino. Scommetto che c'è umana. Prendiamolo! Minchia, c'è proprio... Lascia lì che... A 2 centimetri dalla schiena. Elimina gli altri comandanti per... Ah, devo uccidere altri comandanti. Scusa, ma... Io non li vedo gli altri comandanti. Ah, non posso farla. Comprendo, comprendo. È una missione che attualmente non è ancora disponibile. Gli altri 4 comandanti... Gli altri 4 comandanti non sono ancora alla nostra portata. Devo fare altre cose per riuscire a prenderli. Niente ragazzi, allora io concludo qui. Vi ringrazio per essere passati. Che cosa sta succedendo? Cosa? Quanti? Ancora? Ce n'è un altro. Uccisione turbine. Ah, basta, me ne vado, non si può chiudere un episodio qui con tutti questi rompicoglioni. Sono ovunque. Beh, in fin dei conti siamo a casa loro. Ragazzi, vi ringrazio per essere passati, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi, perché tanto qui la cosa sembra andare per le lunghe. Alla prossima, ciao!